un po' di musica, sana musica, ci vuole per darsi la carica. Calamità naturale. Ma ne avevamo già parlato, vero? Settembre 2020, le gazzette cominciano a dichiarare per alcuni comuni la vera emergenza. Era stato sporadico questo argomento preso, però poi da gennaio 2021 le abbiamo lette insieme, tante, addirittura in alcune gazzette 13 comuni, tutti contemporaneamente, dichiarazione per calamità naturale. Perché per chi non ne ha conoscenza, è così che per la legge bisogna dichiarare un'emergenza nazionale, prima attraverso i comuni, con una reale motivazione. E a quanto pare la motivazione non è assolutamente quella di 3 anni fa, un avvenimento, un accadimento di 3-4 anni fa, perché è a questo che si sono associati alcuni comuni per la dichiarazione di calamità naturale. E allora vi invito ad andarli a ritrovare, ad andare a leggere quelle motivazioni, quei riferimenti. Ad ogni modo, ad oggi tutti i comuni hanno in essere la dichiarazione di emergenza per calamità naturale. Apertura parentesi, perché non si poteva mai dichiarare emergenza sanitaria. E ricordate che il 30 settembre 2021 noi abbiamo la ripubblicazione del testo legge dove dichiarano emergenza nazionale e ci dichiarano rischio sanitario. Per un rischio sanitario abbiamo subito 2 anni di pressioni, quindi è molto facile in questo momento per legge costituzionale applicare tutte quelle pressioni che sono state fatte assaggiare. Stiamo attenti, la verità è un'altra. Chiusa parentesi, proprio perché la verità è un'altra, c'è una proposta fatta da una nostra sorella. Perché sapete com'è? Quando si lavora in gruppo e alla fine tutti danno il loro contributo, tutti si sentono parte del cambiamento del mondo. E allora, in virtù della conoscenza di ciò che veramente stiamo vivendo, Elvira di Roma ha pensato ad una proposta. Perché non fotografare fontane, fiumi, laghi? Dove produciamo queste foto? Sul canale Equivaliamo, quel canale che ci permette, come è successo per il video dei nostri amici animali. Faremo la stessa cosa, produrremo un altro video che denuncerà la premeditazione di una calamità naturale che non esiste o qualcuno la vuol creare. Thank you.
17 luglio, Naviglio di Milano, precisamente siamo a Corsico. Beh, che dire, poca acqua e soprattutto asciutta. Ci troviamo in Val d'Ultimo, località è Lago di Fontana Bianca. L'acqua più asciutta che abbiamo mai visto. Buonasera, siamo a Bussoleno, Torino, sul Ponte Vecchio. Come vedete c'è poca acqua, così dicono. Dall'altra parte però è pieno. Laghetto a Romena, Alto Casentino, in provincia di Arezzo. Ciao Greg, ciao a tutti. Volevo mostrarvi l'emergenza siccità. Qua siamo in Val di Rabbi ed è il giorno 9 di luglio. Guarda, guarda quanta siccità. Guarda che roba. Mamma mia, guarda, guarda che siccità. È tutto finto. Svegliatevi, è tutto finto, tutto finto. Ciao ragazzi. Ciao, siamo in un piccolo comune in provincia di Verona, San Martino esattamente, là dietro c'è la chiesa. Questo è un ruscello che funziona alla grande. Là nel buco che vedete è una risorgiva, perché qui siamo in una zona molto molto con tante risorgive, perché è ai piedi del Baldo. Infatti questo fiume che vedete, che è leggermente poco più basso del solito, ma proprio una minima parte, e si chiama proprio Baldone perché siamo alle radici del Baldo e siamo in una zona molto molto carina. Oggi 8 luglio 2022, torrente Gisbon, Trentino. Mi sembra che acqua ce n'è, come al solito, come tutti gli altri anni. Emergenza? Ma dove? Ciao ciao! A distanza di 100 metri dalla Baldona, quella che vi ho fatto, vi sto facendo vedere una cosa. Qui tutti gli anni, da metà luglio in poi, chiudono l'acqua, perché questa è sempre una risorgiva, ma la chiudono e lo sappiamo. Però guardate bene quest'anno che cosa è stato messo, tanto per completare. Teniamo presente che oggi ne abbiamo 18 luglio 2022, ok? Viva Lago Schener! Ce n'è sempre 8 luglio 2022. Sono appena arrivato, eccoci. Sono le 8, il lago del Ragnes. Luglio, non mi ricordo bene, 2022, qua siamo in Massari, in provincia di Parma. Questa è la fontana del paese. Qui hanno il loro acquedotto, abbiamo il nostro acquedotto. E ci terremo ben stretti, perché qua l'acqua c'è. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti, siamo a Rivine Lago. Non mi sembra ci sia siccità. Siamo in Veneto, tra Vittorio Veneto e Miane. È così che si conclude un'altra nostra battaglia, un altro nostro urlo nel silenzio. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la premeditazione va denunciata.
non permetteremo a nessuno di dire o di fare qualcosa che non è legittimo. Grazie perché ancora una volta ci siete stati.